Sì. Buonasera, bentrovati, buonasera mister, benvenuti a tutti. Precedo le vostre domande con una comunicazione di servizio, in realtà una piccola precisazione sul numero di spettatori. Questa sera vi prego di prendere nota, erano 2814, grazie, 2814 le spettatori preso. Domande? Per come si era messa un pareggio guadagnato, però vedendo il complesso della partita poteva arrivare qualcosa di più. Ma guarda, è stata una partita non semplice. All'inizio della partita ci è venuto a mancare Lucas Mai, abbiamo dovuto cambiare qualcosa, dopo due minuti da per là ha avuto una commozione cerebrale, dunque ha giocato 20 minuti che non era sicuramente al 100%. Infatti abbiamo sofferto l'entrata in materia, ultimamente entravamo sempre bene, però l'infortunio lì da per là sicuramente ci ha tolto un attimino degli equilibri, così come quello di Lucas. Non è mai facile, già con tutti gli infortuni che abbiamo, cambiare sempre, però poi la squadra ha preso in mano tra virgolette la partita. Non abbiamo mai avuto una partita in questi anni con più del 60% di possesso palla contro di loro, invece oggi l'abbiamo avuto, siamo riusciti a fare 17 tiri in porta, non siamo stati così pericolosi, però la partita era abbastanza nelle nostre mani. Quello che è successo è che abbiamo preso questo gol, però questo gol poi alla fine ci ha svegliati e abbiamo avuto una grande dimostrazione di carattere, alla fine quasi riusciamo a vincere la partita se il loro difensore non la devia. Questo sicuramente fa sì che posso guardare il futuro in maniera positiva. Sono sicuramente un po' amareggiato perché ci tenevo tantissimo a vincerla, però ero convinto che avevamo un altro impatto sulla partita, e quell'infortunio di Daprelà e quello di Mai è stato un attimino difficile trovare gli equilibri giusti. Alla fine secondo me siamo riusciti a trovarli ed è stata una partita abbastanza equilibrata. Dunque potevamo segnare sia noi che loro, però non ricordo una parata di Osigo, dunque vuol dire che siamo difesi abbastanza bene. Ci siamo studiati, la verità è che era una partita già similcoppa, nessuno voleva perdere questa partita e alla fine non l'ha persa nessuno delle due. Già in parte risposto, cioè avevi promesso venerdì un Lugano d'attacco, ci aspettavamo un Servette che giocasse, in realtà la sensazione è che le due squadre abbiano giocato soprattutto per non perdere, che quindi in definitiva nessuno meritasse di vincere. Hai ragione, contava questa partita, contava tanto. I risultati di ieri e oggi sicuramente hanno dato più valore al risultato di oggi, nessuno voleva perdere, però credetemi, perdere due giocatori nei primi due minuti di partita per ogni squadra è difficile, ed è per questo che non siamo riusciti ad avere quello che volevamo nei primi minuti. Alla fine la situazione di Aprilà è stata un po' difficile anche da gestire, esco, non esco, me la sento, spero che passa, non volevo sicuramente perdere un cambio dopo 15 minuti, però alla fine l'abbiamo tolto. Arrigoni, penso che con me a Lugano non ha mai giocato difensore centrale, ed è la prima volta che lo faceva, dunque sicuramente, ecco, per quello che gli equilibri che comunque avevamo cercato sono saltati in un attimo, però bisogna essere anche onesti, questa squadra ha reagito per me bene anche a queste due difficoltà, però ecco, la pericolosità che poi ci danno giocatori come Steffen, come Bottani, come Maun in uno contro uno, sapevo già che veniva un attimino a mancare, e alla fine è stata una partita così molto equilibrata. C'è tanta amarezza, ma c'è tanta convinzione che questa squadra ha gli attributi, che non molla mai, che ha dimostrato carattere anche oggi, e dunque onestamente guardo i prossimi due mesi con fiducia. Amarezza e anche magari un pizzico di frustrazione, perché appunto c'è questo sorpasso che si vuole sempre fare, ma che alla fine rimane sempre lì in canna. Sì, forse oggi non è il sentimento giusto, la frustrazione. Sono dispiaciuto, però la verità è che tante squadre sull'1-0, quando mandano tutti avanti, prendono un'imbarcata, perdono due, perdono tre, invece siamo riusciti a rimanere sul pezzo fino alla fine. Non è sempre così evidente. Alla fine ho fatto tre cambi, la squadra era tutta all'arrembaggio, non abbiamo concesso niente. Dunque, per quello che non sono così frustrato, perché tante volte sull'1-0 poi rischi l'imbarcata, il 2, il 3, invece questa squadra qua per l'ennesima volta ha dimostrato di non volerla perderla con la testa, e quasi la vinciamo perché alla fine il difensore fa un salvataggio
decisivo sul tiro di Amora, però ecco, era una partita molto equilibrata oggi. Non ti è mai passato per la testa di cambiare Selar prima del gol del Servette? Perché fin lì sembrava davvero in difficoltà. Poi dopo pareggia e quindi, diciamo, dà ragione alla tua scelta, però... No, la verità è molto, molto, molto semplice. Purtroppo ho perso uno slot all'inizio, con un cambio per l'ennesima volta, un cambio al primo tempo. Perdendo uno slot, il secondo slot, onestamente, quello che volevo dare era cercare di andare a vincere la partita con Namora, e non avevo solo Babic a disposizione, che sapevo che poteva essere l'ultimo giocatore che ci dava qualcosa a partita in corso. Evidentemente, se non avessi fatto il cambio il primo tempo, avrei potuto pensarla in maniera differente, però a ci picchia, ogni volta che perdiamo sto slot il primo tempo, poi bisogna fare delle riflessioni diverse. Però ecco, Zana ha dimostrato alla fine di essere un giocatore decisivo sempre. Una domanda particolare su Maček. Ha giocato molto entrando nel gioco, no? Meno largo rispetto allo Zurigo, insomma, dove poi ha inventato anche le azioni del gol. Era voluto, e lui che gode di una certa libertà e quindi può se vede cambiare un po' l'idea di gioco. Cioè andava tanto dentro, no? Stava poco largo. La verità è che io lascio completamente... Scusa, se non sbaglio, volevi anche tenere il loro terzino tanto giù, no? No, la verità è che io lascio completa libertà sempre ai giocatori. Dunque Valenzuela e Aliseda si cambiano sempre, e normalmente da questa parte dovrebbero fare con Stefano, ma Stefano è un giocatore che vuole stare dentro sempre, e dunque lui rimane spesso fuori, tutto qua. Lui quando entrava a Bislimi rimaneva un po' fuori, lui ogni tanto usciva a Dumbia, dunque questa ricerca di rotazione serve un po' a destabilizzare l'avversario. Evidentemente Renato è un giocatore che ultimamente piace stare dentro il campo, e Maček l'abbiamo avuto più esterno, ma ha fatto una buona partita a Roman. Sicuramente il cambio non è stato dovuto a una cattiva prestazione, ma perché volevo vincerla a tutti i costi. Ho cercato di dare un segnale alla squadra per andare a vincerla oggi. Così ho perso qualche equilibrio, perché non abbiamo più costruito a tre, e non costruendo più a tre vuol dire semplicemente una cosa, che quando perdi palla ne hai solo due, non tre, e gol l'abbiamo preso anche per quello. Dunque fondamentalmente da una parte la mia scelta non ha funzionato, perché abbiamo liberato due o tre transizioni loro che ci potevano far male. Da un altro lato volevo con Amora cercare di avere più forza là davanti, perché già ci mancavano appunto questi giocatori offensivi. Quindi ecco, quando parli di, diciamo, di equilibri difesa che sono saltati, ti riferisci magari anche al gol incassato, che comunque sia quella palla lì ha danzato in area per diversi secondi senza che nessuno riuscisse a arrivare per primo a spazzarla via. Sai, io ho cambiato modulo quando è entrato da Mora, non eravamo più tre dietro, eravamo solo in quattro, e nella transizione ci siamo trovati in uno in meno. Abbiamo provato a vincerla, ho provato a far sì di difendere un attimino di meno e di liberare la sua velocità. Nella testa avevo questa convinzione, e poi ci siamo trovati un po' impreparati su quella palla lì. Siamo anche stati un po' sfortunati, perché è rimasta lì quella palla, è stato bravo Vaz che era appena entrato. Però ecco, ci sta perdere gol, e adesso era un po' di partite che comunque avevamo una buona attitudine difensiva, e abbiamo concesso poco, perché Usive, ho guardato, mi pare due tiri in porta in 90 minuti ha fatto il Servette, dunque fra uno di questi era il gol, dunque non mi ricordo l'altro. Abbiamo concesso poco, però ecco, era quello. Però ecco, dai, non posso essere arrabbiato. Guardiamo in positivo, parlavi dei due mesi, forse per i due mesi finali recuperi un po', se la rete di oggi gli avrà dato fiducia, e poi c'è questa convocazione nazionale, come l'ha presa? Sì, beh, lui è sempre stato convocato in nazionale, l'ultima volta era solo perché era infortunato, che abbiamo deciso col giocatore di non andare. Sì, le convocazioni nazionali fanno sicuramente sempre piacere, a noi però l'importante adesso è che cerchiamo di recuperare giocatori come Bottani, come Belagio, come Mau, per avere più alternative nel rush finale, perché abbiamo un turno infrasettimanale, abbiamo un turno di coppa infrasettimanale, adesso abbiamo già uno squalificato ai Rizzi, e dunque speriamo veramente che queste due settimane ci possano permettere di tirare un po' il fiato, di recuperare qualcuno, perché per esempio giocatori come Sabatini e Dumbia oggi erano gli unici centrocampisti in panchina, non avevo nessun altro.
stanno onestamente tirando la carretta lì a centrocampo da troppo tempo. E non è un caso che tutte le partite che abbiamo vinto è quando avevamo un centrocampista in panchina che dava una mano. Tutte le partite c'è stato sempre o Belagi o due volte Bislimi che ha cambiato la partita. Anche oggi non avevamo nessuno e niente. Scusa, mai doveva partire e si è fatto male? No, mai mai ieri nell'allenamento di rifinitura è andato tutto bene, stamattina però sentiva male dove si era già stato infortunato e purtroppo si è infiammata un po' il punto dove aveva avuto lo strappo e non abbiamo potuto prendere rischi su di lui in questo momento della stagione, però ieri sera sono andato a letto sapendo che giocava a titolare, ecco. Bene, grazie mister. Vi auguro una buona fine di domenica e una buona settimana.